Come ci poniamo? Ci poniamo in posizione di attesa, chiaramente di attesa, anche perché la prospettata, come è stato detto ieri anche nella conferenza permanente dal Presidente della Giunta, il dottor Gadaleta, la prospettato trasferimento a Modugno fino al 12 settembre è davvero, non voglio usare una parola grossa, però forse una presa in giro, perché cadrebbe la fine di questa soluzione. Esattamente alla fine del periodo feriale, quindi non avremo il tempo né di rinviare i processi a Modugno e soprattutto non sapremmo nemmeno dove rinviare quelli successivi, perché successivamente al 12 settembre che cosa dobbiamo fare? Tra l'altro ricordo a tutti che nel penale non è possibile un rinvio a nuovo ruolo, nel senso che i rinvii devono essere fissati in udienza. E quindi ad ogni udienza deve essere indicata l'udienza successiva. Oggi, per esempio, io ho fatto i rinvii sotto le tende a 40 gradi con nugoli di zanzare, disponendo il rinvio ad una fantomatica udienza del 12 novembre in corte d'assise, rinvio che è soltanto data, che è soltanto una data di smistamento, perché poi il 12 novembre noi dovremo ritornare lì e indicare a quale altra udienza e in quale sede rinviare i processi per poterli definire.